Guardate ragazzi, una piuma! Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo video! Benvenuti in questo nuovo unboxing! E che unboxing per Mr. Hobby! Però, prima di incominciare, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale e spuntate sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video futuri. Vi ricordo, sono presente anche su Instagram. Oggi farò un unboxing particolare. Però, prima che inizio, voglio ringraziare Banggood per avermi concesso di provare questo fantastico Piper Mini. Perché a Mr. Hobby sta tanto a cuore questo unboxing, perché Mr. Hobby ama il Piper Cub, la 160-J3 Skylark della XK. Ecco qua, viene consegnato in questa scatola ben rifinita. Già la scatola, la scatola rispecchia il modello all'interno, ragazzi. Che facciamo, lo unboxiamo? Dovrebbe essere un aereo RC dotato di autostabilizzazione e di varie funzionalità presenti direttamente sul radiocomando, quindi mediante degli switch è possibile attivarle. Come tutti sappiamo, i modelli ad ala alta sono praticamente stabili già di loro. E in più questo c'è anche lo stabilizzatore, la FC, direttamente installata su questo modello presente di stack come esce dalla scatola. Ma in più questo modello è una vera e propria riproduzione, seppur realizzata in EPO, quindi in polistirolo, perché ha tanti accorgimenti su di esso, sulla nakamotore, sotto le ali, il carrello, eccetera, che vanno a riprodurre fedelmente o quasi quello che è l'aereo full scale, l'aereo vero, per modo di dire. E sono convinto che siete curiosi anche voi di vedere questo sensazionale modelletto, che misura circa 65 cm di apertura alare per un peso di circa 150 grammi. La radio addirittura è dotata di display retroilluminato. Che cosa si pretende di più da un modello ready to fly come questo? Sulla scatola è indicato per ragazzi dei 14 anni in su. È praticamente easy to fly, quindi facile al volo. Ed è dotato di una radio 2.4 GHz. Ah, qui ci sono le specifiche, ragazzi, ve le leggo. 65 cm di apertura alare, 46 cm di lunghezza per 145 grammi di peso. È dotato di motore brushless classe 1404 da 2500 kW, ragazzi, e viene alimentato da una batteria a due celle, quindi da 7,4 volt per 500 mAh. Ok ragazzi, passiamo subito all'unboxing. Sono emozionato perché a me il Piper mi fa impazzire. Non vedevo l'ora che arrivasse ed è arrivato. Che dopo io dico una cosa, è arrivato giovedì, è rimasto in giacenza due giorni, che dopo sono stati quattro, ragazzi, quindi ho perso un weekend. quante ne ho dette al corriere. Però lunedì me lo sono fatto consegnare. Che mi brillano gli occhi. C'è anche il manuale, ragazzi. Buttiamo la scatola. Ok, passiamo all'unboxing. Vediamo il manuale, aspetta. Mi metto gli occhiali del modellista incollati con la collata. Non lo fate perché può essere pericoloso, mi raccomando. Sono gli americani, mettevano, non so se avete visto i film,
mettevano il nastro isolante a fianco alle stecche e Mr. Robin colla le stecche. Ma voi non lo fate, scusate l'off topic, ma è più forte di me. Ok, abbiamo il manuale che è praticamente in lingua inglese, è comprensibile, e in lingua cinese io non lo comprendo. Nick, sai tradurre il cinese? Certo. Ok, bello. Allora, vediamo un po', vabbè, qua dice tutte le varie funzionalità e come montare il modello, dopo lo prendo. Aspetta là. Ora passiamo alla box. Il modello si presenta così nella scatola. Però sotto la scatola state attenti perché c'è il radio. Il radiocomando. Quindi prestate attenzione, ancora mi casca a terra. Ok. Guardate che mini radiocomando, guys! Lo accendo, display retro illuminato con i due pulsantini qui che abilitano le funzioni intelligenti e non intelligenti di questo aereo RC. Quando muoverete gli stick, praticamente vedrete muovere disegnati sul display gli alettoni dell'aereo, che in pratica sul display è un aereo acrobatico, ma l'aereo è un trainer, un Piper, un aereo scuola. Ok, il radiocomando che viene fornito con l'aereo è a me arrivato in mode 2. Io piloto in mode 1, però piloto anche in mode 2, chi se ne frega, tanto è stabilizzato. Quindi gas a sinistra. Non potete modificare questa impostazione, quindi dovete per forza, se volate in mode 1, ordinare uno in mode 1. E loro lo danno per la versione asiatica, in pratica questa è la versione europea. Io sono praticamente, dovevo nascere in Asia, quindi lì di stacchi mi passavano le radio in mode 1. Lo so, sto dicendo delle cavolate, ragazzi, va bene, non ci pensate. Questo è il modello. Ora facciamo l'unboxing da vicino, ragazzi. La cosa, ma bisogna vederla da vicino, soprattutto questo aeromodello, che vi devo spiegare tutte le varie cose belle su di esso. Venite, venite. Ecco ragazzi, incominciamo a spulciare i vari componenti. In questa bustina sono presenti il caricabatterie con spina USB e connettore per la batteria tipo bilanciatore a due celle, un cacciavite a croce piccolo e delle varie minuterie e molle di ricambio, nonché i due nottolini per fissare le ali. Mettiamo un po' qua. Dopo è presente il carrello, ragazzi, guardate il carrello, c'ha due molle che vanno a simulare il carrello vero del Piper. Era troppo? Se erano anche coperte da termorestringente, vabbè, lo potrei fare in seguito. Così da simulare la sacca che copriva le molle del Piper vero. Però ci sono queste particolarità che sono uguali al Piper vero. Eccolo qua, ragazzi. Anche la ruota è uguale. In spugna. Dopo abbiamo un'elica di ricambio comprensiva di ogiva in EPO verniciata. Mi raccomando, non fate cascare il modello che questa si rompe subito. Dopo abbiamo il piano di quota, ragazzi, eccolo qua, ragazzi, che va avvitato sotto la fusoliera, quindi nella parte posteriore, il piano di quota. Mettiamo qua, anzi lo mettiamo a posto, che questo si può ammacare. Dopo abbiamo il pezzo forte, ragazzi, la fusoliera. Ecco qua. Solo cose belle e strane sul canale di Mr. Robby. Se non l'avete fatto ancora, subscribe. Vuol dire iscrivetevi nel dialetto Mr. Robbese. Ah, guys, very guys. Guardate ragazzi, la fusoliera dotata di cockpit stampigliato sul suo ipo interno, c'ha i finestrini riprodotti, praticamente fanno parte di questa parte di fusoliera verniciati, e i due sediolini interni, questi sono i cavetti che vanno attaccati sotto le ali per muovere gli alettoni.
Dopo abbiamo la Naka motore con l'elica già installata, ricordo all'interno è presente un motore brushless, seppur micro ma sempre brushless. E la particolarità è la rifinitura di questo aereo. Come potete notare, abbiamo stampigliato anche l'ingresso del semi portello sia da una parte che dall'altra, e abbiamo addirittura simulati il motore quadricilindrico con i suoi collettori di scarico. Ma veri super guys! Anche la marmitta! E anche il tubicino dell'olio! Spettacolo! Di qua si inserisce la batteria a due celle che dovrebbe essere contenuta direttamente qui dentro nel suo vano. Vi confido una cosa, ragazzi, io già l'avevo unboxato per caricare la super batteria. Qui è presente la FC con i due servocomandi che comandano la coda del modello. Ma veramente sta fatto proprio bene. Mini, micro, non lo so, ma sta fatto, guardate, guardate, sta fatto proprio bene, ragazzi. Vi consiglio l'acquisto, ma anche solo per averlo sopra mobile. Ok, mettiamo un po' qua la fuso con il suo coperchietto e vediamo di unboxare le ali. Unboxing! Le ali sono in miniatura, ragazzi, spettacolare. Guardate, riprodotte anche di stampo le centine dell'ala, microservo da 3 grammi, i tiranti alari riprodotti con l'antivibrante qua, che si mette così per non far diciamo andare in flutter il tirante alare. Spettacolare, bello bello bello, non vedo l'ora di vederlo in volo. Ecco la lettura, ragazzi. Vabbè, l'altra semiala penso che sia uguale, è proprio una riproduzione, ragazzi, in base alle misure che sto notando è proprio una riproduzione. Troppo guys, troppo carino. Compratene uno anche voi, ve lo consiglio. Se c'è il coupon qui sotto nella descrizione per il prezzo più basso qui sul canale di Mr. Robby. Ok, passiamo al montaggio. Ragazzi, mi sono accorto una cosa che voglio dirvi in merito al connettore della batteria. Quando andrete ad connettere con il connettore dell'aereo, in pratica a me questo connettore risulta lento, quindi può perdere il contatto e naturalmente perdere il bind. Quindi prestate attenzione a questo fatto qua quando vi arriva il modello, e semmai con un piccolo punteruolo schiacciate un po' le spine presenti nel connettore, così che vada più a fare resistenza con il connettore dell'aereo, perché sennò si spegne in volo, almeno a me è arrivato così. In alternativa, quello che farò anch'io, potete saldarci vicino un XT30, io quello che farò. Adesso faccio questo video ripristinando il connettore originale e successivamente salderò l'XT30 per volarci regolarmente. Thank you.
Guardate quanto è bello, ragazzi. Ho finito di montare, è stato facile, non è eccessivamente difficile, sono solo cose che si devono avvitare, ed è praticamente uguale a quello vero, proprio riprodotto, anche con queste finte centine stampigliate su polistirolo. Lo voglio vedere in volo, ragazzi, solo che mi sono accorto che si è scollata l'ogiva, quindi lo colloderemo senza ogiva, dopo la incollo di nuovo. Anche se c'è di ricambio, ma non la voglio usare adesso. Ecco qua, ragazzi, troppo bello. I fili degli alettoni li fate capitare nell'abitacolo, c'è proprio il foro. Ok, ragazzi, come vi avevo detto, questa è la sua batteria 2 celle per 500 mAh. Vi ricordo di controllare i due connettori che non vadano lenti, perché se risultassero lenti potrebbe sconnettersi l'aereo mentre vola e quindi cadere. A me sono arrivati lenti, quindi li andrò a stringere un po' con un punteruolo. Ok, andiamo in volo. Pronti? Devo rimanere un po' a picchiare, ragazzi. Ragazzi, guardate come galleggia. Incredibile, sembra un Piper. Guardate quanto è docile. Perché gli altri youtuber scorre? Eppure è docile. Ah, perché danno motore. Ah, ho capito. Allora, ragazzi, quando fate la virata, fatela e siete in modalità SG, fatela solo con l'alettone. Non date anche capra e picchia, perché si potrebbe avvitare l'aereo, in quanto c'è una miscelazione la quale attiva anche la deriva. E mo me ne sono accorto, ragazzi. Quando vedete che alzo un po', riducete un po' il motore, anda questo veleggia, semmai potete anche trimmare un po' a picchiare. Ok, ragazzi, facciamo qualche passaggio radente prima dell'atterraggio. C'è ancora batteria, ragazzi, io sto volando da 3-4 minuti. Vediamo questo passaggio lento, ragazzi, spettacolare. Guardate, pilotato da Mr. Hobby, il micro Piper della XK Model. Link in descrizione, lo trovate su Banggood, che ringrazio di cuore per avermi fatto provare questo modelletto raffigurante, rappresentante l'aereo che io amo più di tutti, il mitico Piper Cub J3. Guardate, ragazzi, una piuma! Ora atterriamo. La batteria c'è ancora. Doveva essere un po' più dolce, ragazzi, per il primo atterraggio, che volete. Aspetta lì, cameraman. Ragazzi, decolla anche da sull'asfalto, dal terriccio, da dove volete, è veramente mini, guardate, e va proprio bene, come avete potuto vedere. Troppo bello questo piperino, ragazzi. Aspettate altri voli per vederlo ancora meglio. Andiamo a casa, Alessi. Va bene, c'è vento, ragazzi. Andiamo a mano.